saluto Marco Bentivogli, sindacalista CISL, autore tra l'altro di Abbiamo rovinato l'Italia, c'è un punto interrogativo in riferimento ai sindacati. Certo. Lei però fa una domanda che qualcuno, diciamo, più però di qualcuno, anche, se vuole do nomi e cognomi, dice di sì. Questo sì, no, beh, la frase luogo comune che si utilizza sul sindacato, in realtà poi c'è un sottotitolo. Perché non si può fare a meno del sindacato. Esattamente. Dipende, molto bene, se, poi ce lo spiega, perché non si può fare a meno che qualcuno vorrà saperlo. Una cosa interessante sarebbe chiedere però, perché ognuno guarda le irresponsabilità dell'altro, proprio in Lombardia c'è un'autostrada che è costata molto di più che la Brebemi, è un'autostrada fantasma. Serve o non serve? Non ci passa nessuno, per cui vorrei sapere se però, perché se no il gioco della politica dello attuale... Dello spreco pubblico, esatto, vale solo quando lo fa l'altro. Lo spreco tuo vale, dice, quello che faccio io in Lombardia non vale. Allora sarebbe giusto guardarlo un po' tutto, perché ognuno cura il proprio elettorato, ammesso, mi sembra. Ammesso che la nuvola sia uno siccome spreco. Siccome è costato miliardi di euro la Brebemi e il attualmente è deserta, spurio, io l'ho percorsa, non c'è traffico. Privati. È un'autostrada, sì, il problema affidata ai privati, però è costata con denaro di tutti i cittadini italiani, tra l'altro non solo dei lombardi, dalla Sicilia fino alla Val d'Aosta, per cui se vogliamo affrontare gli sprechi guardiamoli tutti. Quell'autostrada? Ah, non lo so, ce ne sono due autostrade che corrono parallele. Io intanto condivido che è assolutamente mortificante per un lavoratore essere lì e non avere nessuna cosa da fare. Infatti, tra l'altro, loro lo denunciano dicendo che non è esattamente quella la situazione. Ci sono delle responsabilità perché le partecipate che ci sono in Italia in attivo sono rare, sono quasi tutte in passivo. Io vorrei capire se ci sono responsabilità per i politici che hanno continuato ad assumere in partecipate che erano già con deficit. Sì, per carità, è no, quello è un primo tema. Vedere. Perché? Perché adesso, per esempio, a Roma c'è questa situazione dei frigoriferi invasori della capitale. Sì, abbiamo questo problema. Allora, innanzitutto, chi gestisce le città, le province, le regioni, reinternalizzasse i servizi e utilizzasse il personale che c'è in eccedenza. Diamogli un ruolo, perché altrimenti qui ognuno si scarica le responsabilità sull'altra. Alla fine il lavoratore è quello che si sostituisce la lampadina. No, si trova senza fare nulla e i cittadini parlando. Per quel servizio si trovano a non avere neanche il servizio. Sì, ma il punto è che magari i cittadini italiani... Ah, innanzitutto io non arrivo a prendermela con il singolo forestale, però bisogna aver chiaro che in quelle regioni ci sono tantissimi ragazzi che sono per strada o che hanno preso la valigia e sono andate in altre regioni o soprattutto in altri paesi. Bisognerebbe cercare di capire con quale logica poi il politico di turno ha scelto quel candidato a diventare forestale o quell'altro. Dico questo perché c'è una regione d'Italia, poi andate a indagare, in cui ci sono una quota interessante di forestali che hanno nella loro fedina penale il reato di incendio doloso. Quando ero piccolo c'era quel cartone animato che si chiamava Grisù, quel drago che voleva fare il pompiere e incendiava tutto. Ecco, mi sembra che assumere a fare i forestali, le guardie forestali, persone che hanno come fedina penale gli incendi dolosi, sia proprio una schifezza. Ecco, su questo vorrei capire chi però, perché la logica delle giustificazioni che spesso si usa, per cui è sempre colpa di qualcuno che sta sempre fuori tiro, è una logica che porta all'irresponsabilità diffusa, anche quando me la prendo col primo politico nazionale, perché purtroppo l'Italia su questo è cultura, è costume. Voglio sentire anche Damiano sul punto. No, una battuta solo, lasciami fare la battuta, i forestali in Calabria costano come la Corte Costituzionale. 15 membri della Corte prendono 6 milioni di euro, che è il costo di questi poveri disperati calabresi, che sono 5.000. Prendono 1.000 euro, gli altri prendono 490.000 euro all'anno per dirci se è una legge giusta o sbagliata, con grandi pensioni potrebbero motivarli a farlo gratis, no? Li paghiamo 15 persone come 6.000 forestali. Mi pare questo lo scandalo, molto più grave. No, ma abbiamo capito che i forestali, stanno a cuore. La Corte Costituzionale, però lavora anche con la pioggia, mentre prima si è stato detto che quando piove non lavorano. Non voglio pagare tasse per orrori contro la civiltà italiana e contro la bellezza. Bentivogli, lei le vuole pagare le tasse? Perché venga distrutto tutto. No, io adesso... prima che parta con gli insulti, Sgarbi, sto al suo paradosso, però credo che in Italia l'invito a non pagare le tasse purtroppo è già ampiamente raccolto, perché siamo un paese paradiso per gli evasori fiscali, per cui il tema vero è che con le tasse, accanto alle porcherie che elencava Sgarbi, si pagano anche, ma adesso approfitto del fatto che sta parlando al telefono, per cui gliene dico di cotte e di crude, però a parte gli scherzi,
Il tema è che con le tasse si manda avanti uno Stato e la fedeltà fiscale è qualcosa di serio. Questo è un paese che invita costantemente all'irresponsabilità. Però è vorrei un po' sapere... un paese strano il paese nel vorrei... quale io scopro i soldi di mia nonna oggi e li devo aver pagati nel 2012. Cioè... Sì, questo sicuramente. Cioè, e quando gli altri paesi un provvedimento di questo tipo c'è non ce l'hanno, cioè siamo però, più realisti del re. C'è un tema però, questo sì. Che ci sia un termine è assolutamente assurdo. Sul servizio però vorrei dire solo una cosa. La dica. Quando si continua a dire quanto era bella la lira senza ricordarsi che era una valuta che svalutava continuamente e grazie alla svalutazione competitiva avevamo un'industria che invece di innovare come gli altri faceva la duna, faceva l'arna. Per cui dei gioielli di tecnologia che erano anche inguardabili, però erano vendibili grazie alla svalutazione. Il problema è che perché mille lire sono diventate un euro che invece sono quasi 2000 lire? Perché allora il governo di allora che era in carica, che oggi fa qualche accenno no euro, che era Berlusconi in carica, diede alle camere di commercio di controllare i commercianti nel cambio di prezzi. È come, e quel controllo, lei dice, capisce, non era affidato alle persone giuste. Esattamente, come dare alla volpe il controllo sul pollaio, insomma, è un po' rischioso. Io non so se è solo questo, però insomma, un ultimo consiglio. Lei dice, c'è un capitolo che è intitolato Cercasi imprenditori, in cui lei parla di una seconda generazione di imprenditori che sostanzialmente scialacqua il patrimonio che hanno messo su. I genitori, sì, la prima generazione. È un po'. Infatti, accanto alla storia della fortunata della segretaria, che in realtà mi sembra più un braccio destro, dell'imprenditore, ha un ruolo molto più impegnativo. In realtà, dietro questa storia c'è una preoccupazione più grande, perché noi abbiamo una casistica molto grande di imprese. Io uso la battuta padri pancia a terra in officina, figli pancia all'aria a Formentera. Esatto, ma fa riferimento a tante aziende che hanno chiuso, hanno venduto. Pensate ai Merloni, Vittorio Merloni, Aristide, hanno costruito un impero di elettrodomestici. Infatti viene in mente leggendo lei che Caprotti avrà avuto la stessa preoccupazione forse appunto, rispetto ai spesso figli, perché nella metà del costruzione, patrimonio l'ha dato alla Chiodi. Cioè, costruire un ceto imprenditoriale non si fa per dinastia, bisogna effettivamente fare delle cose. E la questione di Formentera non è un caso così che ho tirato fuori. Quando è morto il patron di una grande acciaieria del nord, noi abbiamo cercato di vedere come dare continuità all'impresa perché c'erano migliaia di operai collegati e il figlio bisognava andarlo a reperire a Formentera perché era proprio lì. E quando invece quando gli americani comprarono Whirlpool dai Merloni e diedero subito indicazione di chiudere lo stabilimento di Carinaro ed altri, mentre eravamo in corteo davanti alla base della NATO di Carinaro arrivavano le foto del figlio Andrea che Merloni era dove? Che era a Cannes facendo la festa con mille invitati alla nuova fidanzata. Quindi insomma allora, il riferimento non è casuale. Ecco, il riferimento non è casuale, per cui accanto alla fortuna della segretaria c'è quella preoccupazione, S. Lunga tanti occupati, per cui è importante che ci sia una continuità. Allora, perché c'è il lavoro mi dicono che abbiamo rovinato l'Italia, punto interrogativo, perché non si può fare a meno del sindacato. Marco Bentivogli, ringrazio tutti voi per essere stati qui con noi e vi do appuntamento, a voi che siete a casa, a lunedì. Arrivederci.